Cioè, se prima era semplicemente un po' tag, un po' life, adesso è proprio... Capito, Poco normale. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, mi sistemo e bentrovati su una nuova video recensione sul canale di Matti Vape. Siamo tornati in questa assurda e straordinaria... Che cosa sto dicendo? Siamo tornati sul canale di Matti Vape. Di cosa andiamo a parlare oggi? Ma andiamo a parlare di lei, la Tagbot BF Squonk Jabali e Jabalong. Ma non diciamo panzane. Quindi, senza che guardo lo schermetto, ma dovrei guardare in camera, dobbiamo andare subito a vedere la confezione, come è fatta e tutte queste cose che ne concernono. E quindi così. Ok, questa è la scatola di Tag Life. Tag Life sul lato, Tag Life sotto, hashtag Tag Life di nuovo sul lato. Nel posteriore c'è il contenuto: Tagbot Unregulated Squonk Box, un flacone in silicone, le istruzioni. Attenzione, una batteria ricaricabile lito magnete 18650, capacità variabile non inclusa nella confezione. Classe di protezione 3, i loghi di Puff, CE, smaltimento e di riciclaggio. Flawlessvapeshop.com è il sito di Flawless. Aprendo troviamo le indicazioni e le avvertenze, le istruzioni di Puff in italiano ed in inglese. Giusto? Sì, in italiano ed in inglese. E continuando troviamo la box che contiene tutto. Questa è la Tagbot BF, ragazzi. È stupenda. A me piace da impazzire. Calamite che aprono. Troviamo tutti i loghi per lo smaltimento e tantissimi altri loghi che nemmeno conosco. Utilizzo sopra i 18 anni, non da utilizzare per le donne incinte. FC, CE, riciclaggio, smaltimento non nella spazzatura normale. Tag Life, scritto qui. Troviamo due magneti, altri due magneti. La boccetta che è estraibile. L'alloggiamento per la boccetta, qualcosa di straordinario. Qua c'è la tazza, cioè è studiata in un modo, ragazzi, che fa paura, veramente assurda. Poi reinserire qui la boccetta, la ficchi nel suo spazio, è già tagliata a livello giusto, non dovete fare niente. Questo è il microcircuito che c'è all'interno, dimmerabile. Quando poi vai a chiudere tira perfettamente, il tasto è comodissimo, veramente comodo. C'è il logo di Tagbot sopra, il dimmer, due viti che tengono il blocchetto per la boccetta. Andando a guardare la mia troveremo anche la lucetta, quindi è qualcosa di assurdo. È veramente bellissima, ragazzi. Questa è la Tagbot BF Squonk di Tag Life, completamente assemblata e pronta all'utilizzo. Benissimo, ragazzi, l'abbiamo vista da vicino. Dopo averla vista da vicino, je m'appelle Matty Vape. Perché fai così? Dopo averla vista da vicino, andiamo a provarla. C'ho una resistenza un po' X, cioè l'ho fatta ma non me fa impazzì perché ci mette troppo ad attivare, ma ancora non mi era arrivato il filo di acciaio 316 che adesso non ho tempo perché devo registrare un po' di recensioni e quindi capito. Bene, andiamo a provarla. Svapare. Ragazzi, cosa c'è da dire? Cioè, allora, sì, come dicevamo, le dimensioni sono importanti. Ma perché? Ma se le dimensioni sono importanti, cioè,
Chiunque arriva a capire, tu devi girarti un po' verso di me, sai zio? Bene, così mi piace di più, sei Scamfor. Allora, sì, le dimensioni sono importanti perché comunque non è sicuramente un fuscello di Dio. Però c'è da dire una cosa, che Tugboat, Tuglife, Flawless, come volete chiamare questa ditta, fa da sempre dei prodotti straordinari. Quindi, potevano deluderci con una BF? No. Ha bene o male lo stesso sistema che utilizza la Tugboat Unregulated, però non quella in serie ma in parallelo. Questa, questa è a batteria singola e allora ci siamo, non è nulla di diverso, però ragazzi, esteticamente a me fa impazzire, a me piace da morire. Infatti appena arrivata in store sono venuto e l'ho rubata perché la volevo a tutti i costi, anche a costo di perderci la vita. La dovevo avere per forza, giusto? Adesso che ce l'ho, resistenza del cazzo a parte, sono contentissimo. Allora, pesa? Sì, pesa. È comoda? Sì, è comoda. Il peso effettivamente può essere un problema, però per come sono fatto io, che adoro le box anche importanti come peso, a me non cambia niente. Mi trovo bene nelle mie mani, ci sta bene, ma anche in mani un po' più piccoline delle mie sta bene. La boccetta è morbida, soft e fa... Allora, la boccetta è soft e va da Dio, io la adoro. C'ha un piccolissimo difetto la boccetta, ma è un difetto che hanno tutte quelle boccettine lì. Cioè, quando Ma che cazzo stai a dire? Quando effettui il refill, che poi vai a reinfilarla, una goccina ti esce sempre. Non è un difetto di utilizzo, ma è un difetto delle boccettine talmente morbide. Se non la finisci di far rumore... Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? È un difetto che hanno comunque queste boccettine qua perché... cade. Perché, vedi, anche adesso c'ho un po' di liquido spisciucchiato. Ma non è un problema invalidante della box o della boccetta di per sé. È semplicemente che quando sono piene, appena le tocchi, essendo morbide, va subito sul liquido. Ma è veramente... un pelo millesimale, perché non influisce sul funzionamento. Mi sto grattando la pancia, non si vede, è bellissima sta cosa. Non influisce sul funzionamento della box e va troppo bene, cioè ragazzi, dai. Nonostante qua la resistenza non sia straordinaria per una box con batteria singola e in meccanico, me ne rendo conto, quindi sicuramente qualcuno me lo scriverà. Ma a me fotte sega, perché lo so perfettamente, ma adesso che ho questo, quindi è straordinario, è potentissimo. Ci farò le resistenze e poi metterò su Instagram un video che spinge come un assassino. Secondo me con l'H24 di No Name raggiunge livelli top, proprio top, e basta. Io non credo che ci sia nient'altro da dire. Il tasto è comodissimo, perché appena lo premi lui va. All'interno c'ha il leddino che non si vede, ma l'abbiamo visto prima. C'ha il leddino che va una meraviglia. Non c'è molto da dire, perché comunque non ha tasti di regolazione se non il dimmer, che io lo tengo sparato sempre al massimo, soprattutto su questa resistenza qui, per farla spingere un pochettino di più. Ma frega i cazzi del resto, cioè va bene, a me piace. Quindi, detto ciò ragazzi, se il video vi dovesse essere piaciuto, vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche del mio canale. Capito? Capito! Se il video non vi dovesse essere piaciuto, ce ne faremo una tag life di ragioni e non solo. Dopo tutto sto casino, ringrazio il Puff Store Pergine per averci fornito l'acqua per riscaldare le bull per il mal di pancia. Quante stronzate in un video solo. E spero che con questa nuova configurazione l'audio si senta bene e si senta meglio. Detto ciò, non me ne frega un cazzo, però ho fatto le storie su Instagram per farvi vedere che comunque io investo in questo cazzo di canale e non solo. Basta, ho detto tutto. Ultima svapata e come disse il mio amico Olly Vincent... Grazie di tutto. Ciao.